fatto tutte le partite vinte 2-0, quindi in realtà è stato un buon risultato. E inoltre le ho finite tutte dopo 10 minuti che gli altri stavano ancora tutti giocando, quindi sono stato il più veloce e quello che ha vinto senza perdere neanche una. Questo è il dato di oggi. Ok, quindi dovrebbe essere piuttosto buono, ha performato bene. Partiamo con la deck profile. Allora, già dalla prima carta si capisce più o meno quale mazzo posso giocare. Comunque, Stratos con doppio Malicious, ovviamente, perché ha due, e il Diamond Dude. Com'è stato quel Diamond Dude, quella pescata che mi hai fatto prima? Il Diamond Dude in questo torneo l'ho risolto due volte. Una volta ha mandato Destiny Draw, l'altra volta ha mandato Miracle Fusion e non avevo i target, e poi ho pescato acqua. Quindi ho risolto anche quello. È stato forte. Comunque niente, io in realtà questa la gioco solo perché è un target in più di Rota o eventualmente di Stratos se ho già usato i Malicious e gioco anche. L'ha voluto giocare proprio perché gioco anche la Destiny Draw, solo per quello. Cioè se avessi giocato la Destiny Draw con solo queste due magari ho meno opportunità per attivarla. Invece così ho una carta in più, diciamo. Poi ho giocato Mono Grefg e Mono Armageddon. Non mi sono serviti mai di più. E bene o male sono forti tutte e due, nel senso che ci sta a giocarli entrambi. A volte hai dei mostri da scartare, altre volte no, quindi ti conviene di più avere questo piuttosto che lui. Ci sta. Ok, metto lì in più da avere. Sentinella Ti è Necro. piaciuta questa? Allora, in realtà non è la prima volta che porto questo mazzo, ne ho già fatti altri 4 di tornei con questo mazzo qui ed è cambiato veramente in poco. Le altre volte non è stata così risolutiva, in questo torneo invece è stata molto utile avere Sentinella Necro, quindi a sto giro è stata utile averla, mi è servito. Mi deve giocare adesso. Sì, anche perché il concetto è che gioco sia il Grefg, sia eventualmente l'Armageddon se ho già mandato gli altri e quindi mi rimane questo nel mazzo, oppure ho anche degli scartini, quindi vedremo poi che gioco Distruggicarte o Phoenix, quindi anche se la pesco in realtà fa qualcosa. Va bene. Un Tore ovviamente, principalmente ci faccio gli Stardust con i Malicious o i Goyo, anche con lui è molto forte perché è un Goyo gratis, un Brionac, ce lo fai subito. Sangan che searcia tutto il mazzo, fortissimo. Dad molto forte, l'ho calato praticamente la metà dei game, quindi è stato forte, è stato utile. Gorz, un po' una staple del formato, ci sta ed è Dark. Poi ho giocato il reparto degli Acqua. Quindi le tre diva e l'uomo branchia. L'uomo branchia perché come carta ovviamente se la vedi in mano è un po' uno schifo, però evocare diva, evocare lui, ti fa fare o subito Catastor, che può essere buono contro alcuni mazzi, tipo contro il mazzo Fata, Catastor è molto forte, o contro i mazzi macchina è molto forte, oppure fai quell'altro acqua che poi vediamo, oppure è forte anche perché se tu hai già un 4 in campo, tu fai questa, evochi lui, fai Wurm. Ok, Perché è un 9. e in più anche per giocare più target acqua, dato Sì. che Miracle Fusion dovrà avere meno Sì. mossa al cimitero che E potrebbe questi, risolvere. ecco, la cosa strana un po' di questa lista è che sono gli unici target acqua che gioco. Magari sono l'unico che non gioca la Tribal Frog, non gioca il pupazzo di neve, carte che altri giocano, io sto giocando solo questi in realtà. Eventualmente se mi serve l'acqua, a volte posso fare Brionac. Ah, beh, è vero, certo. Poi c'è Sangam, c'è Sì. Poi ho giocato due Rico. Allora, Rico. Questo torneo non l'ho mai visto, mai una volta, quindi in questo torneo non so se effettivamente sarebbe stato forte o meno. La teoria dietro Rico è che mi macina le carte dal mazzo, tipo Malicious, Untore, Sentinella o gli Acqua che non ne gioco tanti, ma soprattutto io lo gioco praticamente solo per il motivo che toglie Oppression. Diciamo che sono un po' i motivi che sono elencati da tutti i mazzi del formato Legends, perché questo qui è una delle partenze staple, partire proprio Sì, fa salto uno partenza e passo. toglie delle carte che altrimenti non riuscirei a Esatto. togliere, tipo Oppression, oppure c'è un ragazzo che gioca Drago Quagmire che mi dà fastidio. Quindi Quindi questi sono un co po' i motivi che possono essere utili anche Sì. in generale per incontrare un È po' anche l'unico Legion. motivo per cui l'ho preferito a Pupazzo di Neve, perché altrimenti assolutamente giocherei a Pupazzo di Neve, è che togli Oppression. O Ok. comunque un Backrow piuttosto che qualcosa di fastidioso. Poi l'ultimo mostro, un Mono Caius, che negli altri tornei mi aveva fatto un po' schifo, questo torneo è stato molto forte. Devo ammettere che è stato molto forte e ho fatto bene a giocarlo. In diverse situazioni è stato fondamentale e mi ha fatto vincere grazie a questa carta qua. Adesso c'è chi gioca anche due di quelli contro i Bone Frog, effettivamente, quindi Sì, possono allora di solito le liste variare. che si vedono adesso ne giocano tre, Ah, ok. con la rana e con il Prodigy, quello che entra spesso tipo Certo. Cyberdrago, l'eroe Cyberdrago, no? Penso che sia un po' un vomitino, non lo so, non mi piaceva. Poi con i pupazzi magari c'hai il pupazzo in campo che è rimasto lì perché è grosso in difesa, tributi a Vukiun Kaius.
però il mio concetto è che l'ho voluto fare un po' più veloce del solito. Magari gli altri sono un po' più contro, il mio è un po' più turbo, diciamo così. Infatti adesso vi faccio vedere la lista, è un pochettino più veloce delle altre. Vabbè, questa è fortissima, è una starter parecchio forte, manda Malicius o comunque Roy più direttamente l'acqua. Poi i peschini, Allure, Distruggicarte, che è una carta poco giocata in questo mazzo, per questo che ho detto che lo vorrei un po' più turbo. Destiny, Destiny Draw, sempre per pescare di più. E questi sono i peschini, insomma, quelli un po' più forti. Poi Rota, che sercia i guerrieri ovviamente. Controllamente, mi ha fatto chiudere anche una partita, oppure ci fai i sincro con le tue dive, con l'untore. Foolish, che è un'altra carta che manda in mostra al cimitero, è stata forte anche questa. Ovviamente tripla fusione miracolo, certo, la carta del mazzo. Triplo upstart, sempre per il concetto che voglio essere un pochettino più veloce e vedere le carte più forti prima. Quindi mi ha dato una grossa mano. Tra l'altro, cioè, quando vado a sideare magari sono le prime carte che tolgo, quindi sono anche tre slot in più per carte utili nel side. Okay. E poi Tempesta e Tifone, quindi le carte staple, sempre per togliere il backrow, insomma nulla da dire, questo si gioca un po' dappertutto. Poi, reparto trappole, staple, quindi Solenne, staple, Mirror, staple, Torrenziale, sempre staple, e Dashot. Queste trappole bene o male si vedono in quasi tutti i mazzi, quindi in Edison, certo, sono le più giocate, sono sempre. Beh, forti. Dashot magari non tutti la giocano di main, però insomma, sì, però in realtà si è andato bene un po' con sì, tutti i mazzi. Perché, allora, paradossalmente spesso questo formato è quasi più lento di GOT, perché GOT comunque magari ha molte carte tipo pot, che riesco così, che lo velocizzano, e a volte lancia proprio le mani sul tavolo, quindi okay, a parte Chaos fai fatica a tirarla questa. Invece in Edison più o meno un po' tutti i mazzi si ritrovano con più carte in mano anche nel corso della partita, quindi ci sta. Poi ho giocato doppia Phoenix, doppia perché non volevo appesantirmi troppo con gli scarti, quindi non ho giocato di più, però sono delle carte forti, cioè fanno tra virgolette perdere un turno all'avversario, oppure in cima un Malicius che è entrato e dopo pesca quello, insomma. Beh, anche contro la GB hai rimbalzato un bottom settato che ha fatto perdere un turno in più. Sì, perché poi è costretto a ripescarlo, eccetera. È una carta veramente risolutiva, toglie gli Stardust, cioè è molto forte. Ovvio che se magari, mi è capitato anche questo, ne vedi due, non vedi scartini, è un po' meno forte, però insomma, la teoria dietro questa carta è abbastanza solida, è sempre stata più utile piuttosto che inutile. Poi l'ultima carta, la 40ª, ho voluto giocare una prigione dimensionale. Infatti anche quella era totalmente inaspettata di main. Sì, l'ho voluta giocare perché sempre ricordandomi degli altri tornei a volte mi mancava un parino in più, quindi l'ho voluta mettere anche per togliere gli Stardust o bittoni fastidiosi, qualcosa che mi dava fastidio, e è stata molto forte. Anche contro GB, contro Fata, sono mazzi che... Sì, infatti è stata utilissima, cioè sono contento di averla messa, e è stata molto forte. Poi passiamo all'extra, 40 carte ovviamente di main. Allora, il Wurm, come avevo detto prima, lo fai con la giocata diva più livello 4 che porta spinato. Okay. E spesso ci chiudi a caso, perché magari gli rimbalzi 3, gli lasci una set di schifosa e non entra neanche Gord. Vuoi mettere tutti qua così per anche fare uno spin, se sì, cosa servire? Okay. Quindi li metto per livello, dai, quindi Wurm. Poi combattente colossale livello 8, che è fortissimo contro gadget, per dire, mazzi macchina a caso, cioè non te lo tirano più giù. A parte i tre speciali, soprattutto. Sì, li devono vedere, chiaro, però tutto l'engine che si basa su evocare mostri ciccioni non lo tirano giù. Gadget, tronco, quella roba lì. Ah, ok, quello lì, perché sì, ad esempio sì, oggi c'era un mazzo c'era più conto, gadget un più mech con macchina, e forte, se invece si schianta lo spacca. Però se ad esempio dovrai mettere in difesa, effettivamente è poi puoi schiantarti su Goyo, questo torna, certo, fai ancora, lo fai ancora, attacchi di nuovo, certo, oppure si pompa, quindi non è male. Questo, boh, l'ho sempre messo nell'extra, però in realtà non l'ho mai calato. Cioè l'unica volta che l'ho calato è stato inutile. Boh, è un po' così. E magari anche più per un discorso, a parte infatti di non farsi bersagliare, che avrai preso un buco, altre cose. Sì. Però cioè di solito fai sempre Stardust. Certo. Però se magari sono già usciti Torrential e Mirror, e hai paura di una prison. Anche Phoenix, sì, hai paura di una prison, di una Phoenix, di un book, magari tiri questo. E ricordiamo che in più guadagni anche vite. Adesso da noi succede che noi giochiamo abbastanza veloce, finito in 20 minuti circa le partite, quindi 40 minuti non ci arrivi quasi mai. Però insomma, è una carta in più da avere nell'extra deck. Sì. Poi Drago fino scura, questo non è male perché puoi togliere anche flip. Se hai paura di un Rico, te puoi calare questo e, okay, e fai anche più danni, perché magari se hai Stardust sei costretto a tributarlo, fai meno danni. Sì, questa è una price card ai tempi lì? Sì, non era giocata all'epoca perché era molto costosa. E due Stardust li fai abbastanza facilmente, sia con le dive sia con l'untore. Quindi ci sta a giocare in due, cioè spesso mi è capitato durante una partita di averli calati tutti e due. Okay. Poi, livello 7, Dragosa Nera. Vabbè, con una continuità sembra sempre lui, perfetto. Sì. E poi ho giocato i livelli 6 ovviamente, Goyo e Vrionak, certo, che sono quelli staple che conoscono tutti. Quindi bella la giocata di Brionac da calare quando ti manca l'acqua, effettivamente per il mio Fusion. Sì, tra l'altro puoi fare proprio evoco Brionac, scarto l'eroe dalla mano,
Grazie all'effetto, esatto, fai cose così. E poi ho giocato i livelli 5, quindi Catastor, sì, Catastor e il drago. Il drago si pompa, visto, sì, però è un mezzo vomitino, però in realtà dice che quando un mostro di livello 3 o inferiore va al cimitero, anche dall'avversario, penso, sì, va al cimitero, lui diventa un 3000. Quindi non i token, ma comunque tutto il resto che ne consegue può essere una cosa molto forte. Quindi sono i due livelli 5, ovvio che anche Boccio, ad esempio, Boccio evoca Titania, lui comunque si pompa, sì, e quasi sempre evochi Catastor, però contro i mazzi oscurità fai questo. Poi le fusioni, ho giocato Monochimera Tech perché gioco Cyber Drago di side. Ok, mai tirato perché non hai beccato. Esatto, però in realtà è molto forte. Cioè Cyber Drago è fortissimo. Cioè in realtà il mazzo macchina in questo formato non è il più forte solo perché esiste questa carta con Cyber Drago. Cioè è l'unico motivo, altrimenti sarebbe il T1 incontrastato. Ok. E poi triplo Absolute Zero. Beh certo. Ovviamente, questo è l'extra. Passiamo, finiamo con il side. Allora, side, triplo di Crow. Ne hai messi tutti e tre? Sì, sì, cioè ogni volta che mi serviva contro alcuni matchup li ho messi tutti e tre. Ok, contro i mazzi pesanti, morti. Sì, ad esempio contro il mazzo Vaio Turbo con il Iceworn li ho messi tutti e tre. Cioè è anche buono perché giocando Allure, se proprio non mi serve, pesco due e vanno questo. Ok. Quindi è buono. Poi due Cyber Drago. Due Cyber Drago sia per i mazzi macchina ovviamente. Ne hai messi anche contro gli altri mazzi che beatano? Sì, l'ho messo anche contro GB. Ok. Perché effettivamente contro i mazzi che si basano sui mostri, sul beat, eccetera, anche un 2100 che entra speciale a caso è forte. Quindi l'ho messo anche contro ad esempio GB, oppure se si andasse contro un Hero Beat sarebbero forti lo stesso da giocare. Ok. Quindi sono forti sia per macchina sia per gli altri mazzi. Poi un po' Tetch, l'ultimo mostro del mio side, Cacciatore Cecchino. Questo non si vede da un sacco di anni. Cacciatore Cecchino perché c'è ad esempio Maledetto Silvietto che gioca i Vanity Fiend. Ah beh, in alcuni casi. O per togliere i mazzi con Oppression, o insomma, mazzi che mi fanno un Floodgate, tipo anche Fatta l'ho messo per togliere Cristia. Poi comunque giochi diverse carte le potrei scartare agilmente. Sì, esatto, quindi è un out in più alle carte fastidiose. In questo torneo no, però in un altro torneo è stato molto forte. L'hai già giocato in un altro torneo, ok. Poi come magie, doppio Nobleman per i mazzi che settano, ad esempio l'ho messo contro Fata, ad esempio si mettono contro Quick Draw, o insomma mazzi di questo genere. E l'ultima magia, Ritorno Totale. Ritorno Totale ad esempio l'ho messo anche contro GB, perché è incounterabile, cioè lui magari setta la Starlight e invece fai Tempesta gli faccio il Ritorno Totale. Il motivo per cui infatti parlavo nella lista di GB la prima mai fatta, non di Edison da noi, e di Dark Bride, perché è l'unica cosa che ti può salvare da questa è da quel duello. Quindi questa vale sia per i mazzi insomma come GB, ma anche tutti quelli che settano, che hanno insomma hai bisogno di togliere il backrow. Poi ho giocato nelle trappole, doppio Tornado di Polvere, tutti i mazzi che giocano Oppression e tutti i mazzi che giocano le trappole. Quindi Bio Turbo o anche il GB ad esempio, ci vanno dentro, poi tutti gli altri mazzi insomma che giocano la trappola. Poi ho giocato doppio Specchio in Prigione a Luce, per l'hai i mazzi, fatto poi questo non l'ho mai fatto, però tutti i mazzi luce ovviamente è fortissimo, cioè Fata, sì, Fata, Iceworn, Twilight volendo ci stanno. E funziona Twilight almeno delle out possibili, tipo Dado, sì. Però 3 di Crow più 2 di questi ci stanno, certo. Quindi secondo me sono forti, non ho mai avuto l'occasione di tirarli, però. Poi ho la Tetch. Che ancora non ha mai visto nessuno, non l'ha mai visto nessuno in tutta perché non l'hai neanche attivata. Esatto, non l'hai neanche attivata. Ottimo, bella. E l'ho giocata solo per un giocatore in particolare, solo contro un certo giocatore, perché è il giocatore che temevo di più di tutta la sala. Volteggio della Rondine. Ma perché? Volteggio della Rondine è la carta che, per chi non lo sapesse, è una controtrappola e dice che annulla l'attivazione di un mostro con effetto che si attiva quando viene evocato specialmente. Ah, i GB? Tutti i GB. Quindi questo qui nega, distrugge ed è una counter, quindi non può fare neanche delle cose in catena a parte Judgment ovviamente. E niente, questo è l'unico motivo per cui l'ho giocata. Ok. Non l'ho vista, però secondo me la teoria è forte. Allora, c'è chi gioca Mirror of Oath, come si chiama, Specchio dei Giuramenti. Che peschi uno dopo spazio, sì, ma però, lo stesso mi sembra che non neghi l'effetto. Però esatto, non nega l'effetto e poi nel senso si fanno un book sopra, dovrebbe sfumare eccetera. Quindi, beh, test interessanti, vediamo un po' come andrà anche le prossime volte. Intanto ti ringraziamo per la profile. Sì, grazie a voi, mi ha fatto piacere partecipare e anche vincere, dai, diciamo. Soprattutto battere Silvio, questa è la cosa, era l'unica cosa importante di oggi. Niente, dai, la prossima volta rivedrete Silvio, così siete contenti. No, anche trovato in finale infatti Michael, che ha vinto la volta scorsa, era ancora con il suo trono, era il vincitore adesso. Quindi vediamo un po' chi vincerà la prossima volta, così si può sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, se avete delle modifiche da fare, delle richieste, sono sempre qua. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.